Benvenuti a un altro appuntamento di Cosa c'è da sapere, approfondimenti di attualità, cultura, economia, politica e società, cura delle redazioni di Economia News e OK Italia Parliamone. Parliamo oggi della possibilità di richiedere una nuova rateizzazione per alcune cartelle esattoriali. E sì, parliamo di questo perché durante la discussione del decreto mille proroghe, pochi giorni fa, nelle commissioni parlamentari sono stati approvati alcuni importanti emendamenti che riguardano proprio le rateizzazioni decadute prima del periodo di sospensione previsto dal decreto legge Cura Italia. Un emendamento al decreto mille proroghe 2022 che ha dunque previsto la possibilità di richiedere la dilazione delle somme dovute senza saldare le rate pregresse per i piani decaduti prima del periodo di sospensione previsto dal decreto legge Cura Italia. Grazie quindi all'emendamento approvato lo scorso 17 febbraio che ha introdotto una modifica all'articolo 13 del decreto legge 137 del 28 ottobre 2020 si è riaperta la possibilità di fare domanda di rateizzazione delle cartelle per i decaduti prima del periodo di sospensione previsto dal decreto legge Cura Italia, ovvero prima della data dell'8 marzo 2020. Viene inoltre disposto con questo emendamento che presentando la nuova rateizzazione non sussisterà più l'obbligo di dover preventivamente aver saldato le rate non pagate. Questo è un aspetto molto importante, ma per la conferma definitiva dobbiamo come sempre attendere la conversione in legge del decreto mille proroghe e la successiva indispensabile emanazione delle procedure operative da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione. Io vi ringrazio per l'attenzione e per ogni maggiore e ulteriore approfondimento potete trovare tutte le notizie utili sul quotidiano Economia News. Arrivederci e grazie.